darci qualche anticipazione. Ma in realtà questo, come dico sempre, è un progetto che ho deciso di sposare a vita, quindi porterò avanti negli anni. Non esiste una scadenza precisa delle date. Abbiamo fatto una data a Catania, è partito tutto da lì, quindi la Sicilia ancora una volta è stata terra di grande cuore. Siamo stati a Milano al Teatro Dal Verme, probabilmente faremo Roma. L'idea è quella di fare comunque, andare a toccare le città più importanti d'Italia. So che ci sono anche dei ballerini. Sì, sì, lo spettacolo ha videoproiezioni, corpo di ballo, attori, cioè, hanno partecipato, non so, Rita Comisi, Agata Reale, Sergio Friscia, Giampiero Ingrassia, Sara Maestri nel video, Giulio Berruti, Andrea Migliorisi. È un progetto comunque che ha l'intento di allargare a qualsiasi tipo di artista decida di entrare con noi a fare questa cosa, perché voglio dire, è talmente bello poter dare un messaggio positivo con poco, con la nostra musica, quindi aperto a chi vuole con me e con noi condividere il palco. Io ho visto un piccolo frammento, quello di stasera è stato sicuramente emozionante, però onestamente vi invito tutti a cercare qualcosa, non so se è pubblicato anche qualcosa su internet, magari sì, su qualche YouTube frammento, c'è una perché è veramente straordinario, quindi siete comunque tutti invitati, questo sicuramente. Assolutamente. Un'ultima domanda, tu hai già 3 album alle spalle, sì. Sei al quarto. Ci siamo quasi. Molti stai fan mi chiedono ce l'hai fatta con sto disco, perché sono 4 anni lo sto preparando. In realtà ho girato parecchio all'estero, ho avuto la possibilità di fare delle belle esperienze musicali, ora sono tornato nella mia terra, in patria, e presto uscirà il nuovo album, quindi vi aspetto ai concerti. Perfetto, grazie Daniele, vogliamo conoscere anche i nomi di queste ragazze, perché volendo sono state anche loro protagoniste di questa serata. Vado io stessa, sentiamo i loro nomi insieme. Feretta, Veronica, mi metto dietro così. Rosario, Barbara. Meraviglioso, veramente. No, perché molti di noi nell'ignoranza magari pensano che una persona sorda non sia in grado di parlare. No, in realtà no. E invece, ecco, cerchiamo veramente di abbattere le barriere, ma facciamolo tutti, non soltanto Daniele. Assolutamente. Daniele e Stefani, un bel applauso. Grazie, grazie Daniele, ragazzi. Ci vediamo presto. Un saluto anche a Ivana Pellegrino, grazie Ivana. Buona serata e spero di vedervi veramente presto, perché è stato meraviglioso.